Ok, benvenuti a tutti e benvenuti su Passeggero Giocante, rubrica atipica per un canale che fino ad oggi si è occupato solamente di actual play, gioco giocato. Io sono Antonio, come sempre, e questa rubrica sarà dedicata a una serie di approfondimenti nell'ambito del gioco di ruolo. Approfondimenti che cosa vogliono essere, cosa vogliono trattare? Beh, il punto centrale è un attimo provare dalla mia posizione di giocatore con una certa esperienza alle spalle, a riordinare alcuni concetti, alcuni aspetti del gioco di ruolo che spesso e volentieri generano confusione oppure sono oggetto di confusione. Come faremo questa cosa? Beh, visto che io faccio un bel po' di macchina nell'ambito della mia vita, voi sarete il mio passeggero giocante, quindi faremo queste chiacchierate man mano che io mi sposto e come vedete siete con me nella mia macchina. Cosa andremo a fare? Come andremo a farlo? Beh, il punto fondamentale è che io non ho la verità in tasca, non ho nessun titolo per insegnarvi qualcosa, ma semplicemente ho un po' di esperienza sulle spalle, diciamo 25 anni. Che in sé per sé però, mi raccomando, non vogliono dire niente perché c'è gente che può fare la stessa cosa per 30 anni e farla ancora sbagliata. Quindi non è questo il punto. Semplicemente questo sta a giustificare il fatto che quello che vi vado a dire non è inventato l'altro ieri, insomma. Viene da una meditazione, a volte più o meno lunga, viene da documentazioni che proverò a fare prima di affrontare ogni singolo episodio. Va detto questo, può essere anche assolutamente sbagliato, fuorviante, non è mia volontà essere giudice assoluto di queste tematiche, ma se non altro provare a mettere un po' di ordine, dare una base su cui eventualmente discutere e sviluppare i concetti. Concetti che saranno concetti appunto abbastanza nevralgici, secondo me, del gioco di ruolo e inizieremo con aspetti puramente tecnici, del gioco di ruolo, perché ci sono già un sacco di video, di informative in giro su come scrivere la vostra avventura, su come, gestire il tavolo, sulle idee per, le avventure tematiche, ma magari è un po' più difficile trovare qualcosa, che vi parli di aspetti come autorità narrativa, players agency. Poi cose dette e ridette, ma secondo me ancora estremamente confuse, come il railroading, sandboxing, stili di gioco, tempi di gioco e cose del genere. Detto questo, se volete seguirmi in questi viaggi, ne sarò felice. Se avete voglia e modo di interagire con i video, commentare, fatelo pure, se è benvenuto, anzi, il motivo è mettere un po' di movimento su questi temi. C'è la pagina Facebook Gente di Ruolo, ci sono i video, appunto il canale che vi permette di commentare sotto il video. Fatelo, ne sarò estremamente felice, anche se magari verrete a criticare, fino a che sono critiche costruttive, sono assolutamente incoraggiate e benvenute. Detto questo, chiudiamo questa lunga premessa facendo un po' di ringraziamenti. Penso che il canale è cresciuto in questi anni grazie principalmente a voi che siete lì, molti di voi sono lì praticamente il primo giorno, e grazie a tutti i miei giocatori, tutto quello che è il collettivo che gira intorno a Gente di Ruolo, tutte le voci che voi ormai siete abituati a sentire e che si danno più o meno il turno tra una campagna e l'altra, creando via via gruppi di giocatori sempre diversi, ma nell'ambito di un certo pool di amici che ormai mi sento di dire condividono più o meno una visione comune, seppur ognuno con le sue sfumature, di quello che è il gioco di ruolo, di quello che è quello che ci piace fare. Detto questo, chiudo questa lunga premessa su cos'è Passeggero Giocante e andiamo ad iniziare quello che effettivamente è la rubrica. Quindi iniziamo col primo video che registro direttamente a valle di questa intro. Thank you.